volevo chiederti invece il terremoto, perché Terremoto è l'album che è stato veramente un pugno nello E chi mi ha stomaco. tolto i capelli? È colpa loro, quindi. Sì, no, perché c'è questo aneddoto raccontato lì in cui, e poi l'ha raccontato anche lui nel suo Lo libro. scherzetto. Sì, esatto, che praticamente Gigo all'epoca suonava con questo Marshall un milione di watt, non so. Sì, esatto, questo Marshall un milione di watt con stile, sai, Jimi Hendrix, no? 10, 10, 10, anzi 11, 11, 11, 11. E la mattina in studio, ogni mattina io arrivavo ad Arezzo, ragazzetto, con il mio capello lungo, bello, fluente, e lui doveva fare delle prove tecniche, provava dei cavi, provava i plettri, provava queste cose. Diceva: Fabri, vai a controllare un attimo l'ampli. Se ogni volta che io mi avvicinavo all'ampli, mi dava una schitarrata a dei volumi. E io uscivo dalla sala sempre con questi capelli cotonatissimi, alla fine insomma, sono caduti per forza, non era possibile fare diversamente. Era destino, si Eh vede. sì, era così, era assolutamente così. Quindi lui è responsabile del look poi modificato. Però un bel look, dai. Grazie, Senti, ma il suono di Terremoto, io volevo chiederti il suono, perché il Terremoto ha un suono veramente, secondo me, molto heavy, Gigo. È proprio la forza di quel disco, è proprio heavy. Ma questa è una domanda che devi rispondere esatto, tu. rispondere lui a questa domanda. Terremoto rispecchia perfettamente il viaggio musicale di quel periodo, sì, perché sì, il suono, chiamiamolo heavy, era anche il periodo che c'erano i Metallica, giro, c'erano queste cose, giro. Ma sai, io sono stato più compositore arrangiatore, io penso che il suono va anche di pari passo con che tipi di testi che ci sono, quindi se ci sono dei testi tipo per quelli di Terremoto, puoi fare un suono in quel modo, puoi fare delle canzoni in quel modo. Se invece ci sono dei testi dai Ducande, no, capito? Forse è meglio fare pop, che devo fare altri tipi di cose. Tutto deve andare di pari passo. Musica e parole devono essere una palla unica, devono essere. Sì, ecco, diciamo una caratteristica loro era, per quanto mi riguardava, insomma, quanto mi ha riguardato, erano sempre dischi estremamente complicati tecnicamente, perché io avevo cominciato appunto con Il Diablo, in cui c'era un suono, diciamo, hard rock latin, no? Con le percussioni, eccetera. E Il Diablo è stato il primo disco in Italia, forse in Europa, a utilizzare una tecnologia, vabbè, ora faccio parole tecniche, comunque si chiama open reel, digital open reel, cioè nastri però digitali, 32 tracce, due macchine sincronizzate. Ora, siccome era una tecnologia che non era stata usata mai, quelle due macchine non stavano mai in sync, e io diventavo matto ogni volta perché in una macchina noi avevamo batteria, percussioni e basso. Nell'altra macchina avevo Piero Ghigo e eventuali tastiere, cose. Quindi quando non andavano in sync le macchine era un delirio, è stato un incubo, però abbiamo avuto un suono, insomma il diavolo è rimasto il diavolo. Dopo, Sai che avrei sentito adesso quel disco è ancora bello, ah, c'è un suono bellissimo, indubbiamente, indubbiamente, molto caldo. era un sound particolare. Dopo sì, io faccio mia questa tecnica, finalmente andiamo a fare Terremoto, no, si cambia tutto, quindi si passa da due macchine sincronizzate a una sola macchina, però 48 tracce, standard nuovo, anche quello lì che non si conosceva ancora bene, cioè. E questo suono estremamente compresso, estremamente violento, era, diciamo che se tu metti due dischi, dovessi fare una grafica di due dischi, no? Il Diablo è più forma tipo panettone, cioè diciamo con gli estremi di banda belli morbidi, centro compatto. E Terremoto è il contrario, quindi aveva estremi violentissimi e centro un po' sfondato, che per un tecnico è complicatissimo fare queste due cose qui. E loro ogni volta è stata una sfida, sempre avevano questa cosa, loro si annoiano, hanno fatto un disco in un modo, devono cambiare assolutamente stile.